Probabilmente il mostro più famoso del cinema di fantascienza. Ha una storia molto intricata e complessa, e moltissimi cambiamenti sono stati effettuati su di lui nel corso degli anni. Oggi parliamo della storia del re dei mostri. Gojira. Per quei pochi folli che ancora non conoscessero il re dei mostri, dovete sapere che a lui sono state dedicate circa 30 pellicole giapponesi, 3 americane, romanzi, fumetti, serie tv e videogiochi. Insomma, un fenomeno mondiale a tutto tondo. Dato che il mio canale tratta esclusivamente cinema asiatico, oggi parleremo del percorso che il nostro mostro ha fatto esclusivamente in Giappone. Godzilla nasce nel 1954 negli studi nipponici della Toho da Tomoyuki Tanaka, che cercava una soluzione per sostituire un film di cui erano state annullate le riprese. Il produttore, in volo per Giacarta, capitale dell'Indonesia, pensò al disastro atomico avvenuto da relativamente poco su Hiroshima e Nagasaki. Da lì pensò a un'energia naturale che si ribellasse all'indole distruttiva dell'uomo e, unendo le idee con altri suoi collaboratori, crearono la prima forma di Godzilla, che doveva avere la grandezza di un gorilla e le proprietà acquatiche di una balena. Da qui Gojira, unendo le due parole giapponesi per gorilla e balena. Creati dei bozzetti della creatura, presentarono il progetto al regista Ishiro Honda. La cinematografia di Godzilla si divide in 3 ere, a cui si aggiunge quella attuale dei reboot. Era Showa. L'era Showa comincia nel 1954 con la prima pellicola e si estende fino al 1975 ed è composta da circa 15 pellicole e la sua ultima opera è Distruggete Kong, la Terra è in pericolo. Il pubblico di arrivo delle opere era comunque sempre molto giovane di base, se non addirittura infantile nel caso delle pellicole legate al figlio di Godzilla, con anche una sorta di insegnamenti morali per i bambini e argomenti trattati come il bullismo. In questa epoca vengono praticamente presentati tutti i giganti che fanno parte del Monsterverse, tra cui Rodan, Ghidorah, Mothra e tantissimi altri. L'ultima pellicola di questo periodo fu un vero e proprio tracollo finanziario che segnò la fine della prima era del nostro amato mostro. Era Heisei. L'era Heisei comincia nel 1984 e si estende fino al 1995. Dopo il fallimento di Distruggete Kong, la Terra in pericolo, l'azienda ebbe un'interruzione delle pellicole per 9 lunghi anni. Tutto ricominciò nel 1984 con il ritorno di Godzilla, che si presentava come il sequel del primo Godzilla del 54, seguito da altre 6 pellicole, indirizzate a un pubblico più adulto, sensibilizzando sugli aspetti morali della genetica e dei disastri atomici. Era Millennium. Dopo 4 anni dall'ultima pellicola, la Toho decise di tornare sugli schermi con l'ormai celebre e amato dinosauro atomico con i suoi amici e nemici, pronti di nuovo a devastare Tokyo. Questa era conta 6 pellicole e ha come principale caratteristica la coerenza e la continuità, essendo tutti sequel dell'originale del 1954. Tutto si chiude con Godzilla Final Wars nel 2004 e da qui in poi si entra nell'era dei reboot. Era Reboot. Questa era, che rispecchia sostanzialmente gli ultimi anni, è ancora in corso ed è caratterizzata al momento da un titolo della serie principale, ovvero Shin Godzilla, diretto da Hideaki Anno, e numerosi spin-off come Il pianeta dei mostri, Minaccia sulla città e Mangia pianeti. Il Gojira di oggi continua sempre più sulla strada cominciata dall'era Heisei, con toni sempre più cupi e rivolto ad un pubblico sempre più adulto, capace di comprendere l'enorme critica sociale che troviamo nell'opera di Anno, come ad esempio la burocrazia infinita e poco concludente del loro paese. Questa è la storia del Godzilla originale giapponese, dalla sua nascita ai nostri giorni. Chissà se la Toho avrà ancora qualcosa da dirci in futuro e se avrà altre pellicole pronte a stupirci. Resta comunque il fatto che Godzilla ha rapito una grandissima fetta di pubblico e si è guadagnato un posto nella memoria dei grandi classici del cinema. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun video come questo. Noi ci vediamo con un prossimo video e state attenti lì fuori, Godzilla forse vi sta già cercando.